Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, vi do il benvenuto qui al canale, siamo su Farming Simulator 22, come potete vedere siamo in una nuova mappa che dovrebbe andare a sostituire la mappa alpina, come potete vedere qui in alto a destra la mappa si chiama Shire Farm e allora possiamo comunque procedere con questo nuovo gameplay. Allora ragazzi, questa è la mappa, l'inizio. Inizio della mappa, cominciamo con una modalità facile, un po' custom diciamo, con 1,5 milioni di fondi. Questo è il PDA della mappa, abbiamo non so quanti campi, 47, 49, 53, 56, 59. 59 campi. Possediamo già il terreno 3 e il terreno 35, ci sono già le fattorie senza animali naturalmente, abbiamo già qualcosa qua come potete vedere, eccolo qua, i primi collezionabili, vabbè ma ce ne sono qua collezionabili, eccellente. Come sempre, prima di continuare con il gameplay, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dammi un like, commentate, condividete, giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi, vi ringrazio. Naturalmente abbiamo la stalla grande delle mucche, che non so se è con robot oppure no, però non è che cambi molto saperlo oppure no. Però sembra di sì. Qua abbiamo poi la zona, sì, abbiamo il robot, abbiamo la zona silo e la zona trincea in fondo. Da qua accediamo al terreno 35, eccolo qua, che è principalmente ad erba, che è già pronta da raccogliere oltretutto. Come terreni sì, abbiamo il 35 e il 3. Il 35 è frumento, il 3 è frumento e il 35 erba, non è detto che debba restare ad erba. Allora, va bene, abbiamo questi terreni qua che comunque sono da analizzare, già che ci sono. Acquistiamoli in forma, caspita, 10.000 euro, vabbè ma è la farm, vabbè è la farm per cui non abbiamo altri terreni, proprio è la farm, a parte che abbiamo i terreni... giro per la mappa che sono già di default incorporati. Vedo comunque che è una mappa molto erbosa. Sì, abbiamo quasi tutti i terreni ad erba e coltura standard. Non si può fare cotone, vediamo. Non si può fare cotone e canna da zucchero, un vero peccato. Vabbè, non importa, peccato però va bene. Questa è una mappa fatta così. E abbiamo una produzione solo per il momento di calce viva che è lì in farm come avete visto. E abbiamo i terreni pronti. Io direi di optare per iniziare a lavorarli. L'unica è che mi serve una trebbiolina. Ho visto che i terreni comunque sono belli grandi perché il 3 è enorme. Il 3. Allora... in offerta, non so se c'è qualcosa, sì c'è già qualcosa in offerta, tra questo bel trattorone qua, però è già un bel po' potente, eh? Allora, come trebbia non volevo andare troppo, 300, 250... 10 metri, finiamo per prendere sempre la solita trebbia, e che forse dovrei iniziare a prendere la John Deere. Effettivamente non ho mai preso una John Deere, ho sempre preso Class, è che non mi fido tanto di queste mod. Allora, costa un po' più di quello che... no, anzi no. No dai, prendiamo questa, se la targa non voglio più saperne di cambiare le targhe. Allora, tiene 10.000 litri, 387 cavalli, la andiamo ad acquistare e naturalmente andiamo a prendere una lama 7.6, naturalmente so benissimo che ci sta qualcosa in più,
Il punto è che abbiamo sempre il problema, eccola qua, 7 e 6, del trasportino. Allora, io direi di andare in dettagli e di acquistare questa. Va ben così. 7 metri e 6. Allora, vediamo un attimo che è successo. Naturalmente abbiamo il gator qua che fa proprio comodo. Lo tengo. Allora, dove siamo precisamente? Dove siamo precisamente? No, eccoci qua. Ok. Allora, io credo che un carrellino lo prendo perché sennò non so sinceramente come arrivare là. Non so come arrivare là. Allora, la lame, 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 lame. Combinazioni, combinazioni. Mi sembra che questo possa andare più che bene. Io spero si sia agganciata. Comunque, eccellente. Vabbè, ci sta giusto, giusto. Eccellente, eccellente. Allora, devo andare a sinistra se non vado errato. Sì. Ottimo. Ho già quasi preimpostato tutto. Nel senso, sì. Ho tolto il traffico perché già mi dava fastidio quando sono entrato. Basta che altro, il resto è tutto standard come al solito. Allora, la prossima è a sinistra. Allora, ho scelto anche sta mappa qua perché in teoria queste siepi non hanno collision, in teoria. Esatto, vedete? Per questo che ho scelto anche sta mappa, perché certe mappe hanno di quelle, hanno le collision che veramente ti tirano al limite, eh. Allora, il terreno dov'è? Il terreno è qui, è qui davanti a destra, eccolo lì, perfetto. Allora, dove stacco il portalama? A parte che non sembra quella lì l'entrata per il terreno 1. Vabbè, poi vedrò io dove andare. Ma volevo lasciare il portalama qua. Ottimo. Allora, dispieghiamo la trebbia. Prima John Deere del... No, forse ce l'ho sulle Nomes Land. Pareva. Forse ce l'ho sulle Nomes Land. Un attimo che mettiamo a posto qua davanti perché fa proprio male vederla così. Però non è questa l'entrata del terreno 1. Il terreno 3. Esserci un'altra entrata. Vabbè, partiamo comunque da qua e non mi serve paglia, secondo me no. Ok, vediamo se mi fa paglia. No, perfetto. Allora, mettiamo il course play. Perfetto. Gli diamo un attimo delle impostazioni. Allora, fermati durante lo scarico. Scarico automatico, niente paglia. Aumentiamo un po' le velocità. Perfetto. E qua ci siamo. Si fa sentire però, stasera. Ah, mi sono accorto adesso che i terreni sono un po' montani, diciamo. O collinari, non proprio montani, ma vabbè. Eccellente, molto bene. Allora, adesso mi serve però un trattore e in sconto ci sarebbe questo qua. In sconto ci sarebbe questo qua e non sarebbe male. E non sarebbe male. Proviamo questo, voilà. 161.000 euro New Holland, ok, con un carrellino. Naturalmente qua non c'è un carrellino, c'è un portagrano, un carrellone, no, un carrellino.
Vediamo un attimo cosa posso prendere. Allora, mi prendo sto Growliner. Sì. Ottimo. Vabbè, meglio che recuperi la trebbia perché qua. Ecco qua. C'è qualcosa che non va, però. Andiamo subito a portarlo alla trebbia che qua c'è da lavorare. Allora, dai, siamo quasi giunti a destinazione. Eccoci qua, eccellente. Eccellente, spero sia solo perché è spenta. Sì. Perfetto, allora possiamo farla già ripartire perché tanto lei sta ferma. Eccellente. Bene. È un bel po'. È grandino, sto terreno qua da. Grandino, sto terreno qua da trebbiare. Questa lama qua, forse. Sì. Aver preso magari questa. Ok. E si riparte. Molto bene. Allora, vediamo un attimo i lavori da seguire su sto terreno qua. La rattura intanto, vedo. Bisogna fare la rattura su tutto il terreno qua. Vabbè, poi partiremo con la rattura. Siamo ad agosto, sarebbe già tempo di seminare la colza, però a sto punto vorrebbe dire prendere un terreno. Tipo, se volessi prendere l'uno che è già pronto. Però c'è erba, dovrei. O il 2. Il 2, che non so, c'è mais sul 2. Però costano. Mi dà il 2 e il 4 mi danno. Insieme. Vabbè, prossimamente valuteremo cosa fare. E c'è molta. C'è molta produzione, vedo. C'è molta produzione, c'è molto da fare. Allora, non siamo messi per niente male perché stiamo andando anche bene. Devo trovare un attimo una soluzione perché comunque adesso sto terreno qua, valore pH scarso, valore pH e azoto. Più bisogna ararlo, verranno su sassi, insomma ci sono dei lavoretti da fare come sempre, molto interessanti. Allora, molto bene, qua andiamo abbastanza, devo dire che sì, c'è da fare parecchio. E dovrei iniziare ad arare, anche se qua siamo in alto mare con la trebbiatura però. Purtroppo non ho altre soluzioni. Devo aspettare un attimo che finisca. Vorrei comprare un altro terreno, però non lo so. Giocarmi già un bel po' del budget. Potrei prendere questi due campi qua. Ma sì, compriamo questi due campi qua. Eccoli qua. Abbiamo preso il 4 e il 2. Sul 4 io direi di analizzarli. Costa sempre una barca di soldi. Allora, abbiamo visto che sul 4 è in fase di crescita. Sul 4 c'è mais e anche sul 2. Vabbè, sono cose che poi vedrò. Allora, i terreni 4 sono questi. Valore pH scarso, qua è tutto da disperazione. In fase di crescita però sarebbe forage, silage e niente niente in offerta ci sarebbe una bella trincia da un bel po' che non trinciamo potrei fare una soluzione tutto insilato e poi ce lo andiamo a vendere tutto insilato qua è da una vita che non faccio insilato nella vecchia maniera 7 se 7 27 sarebbe anche un bel prezzo a Shine Grain Shine Shire Grain dov'è cacchio è Shine Grain
eccolo qua. È che poi devo mandare avanti il tempo, far fermentare. E se io mi prendo già un... È un po' rischioso. Allora, qua siamo quasi pieni, mi conviene andare a scaricare, tanto non è che manca molto a riempimento. Magari se passo di là la becco e la scarico così. Oh, eccellente. Perfetto. Dovrebbe apparire qui nel... sì. Andiamo a recuperare la trebbia, che è già ferma. Anzi no, si stava arruotando. Perfetto. Molto bene. Allora, abbiamo un piccolo problema. I tempi qua si allungano a dismisura, è più di un'ora che sto tentando di fare qualcosa ma non ci riesco. E nel frattempo però sono uscite delle novità, perché abbiamo, a parte che abbiamo la lama della trebbia, se non vado errato, noi abbiamo questa e lui mi dà 6 metri. Fatalità, abbiamo la sua lama da prendere, eccellente. Non so se vale la pena prenderla a sto punto, sta lama qua, però è già in offerta. Io andrei, anzi no, forse 6 metri. Vabbè, per il momento aspetto, perché c'è sta 200 qua e 200 qui e questa. Io devo prendermene un'altra, perché proprio non riesco. Penso faccio fatica a lavorare questi terreni. La compro e va ben così. Il problema è che la idea è quella lì che ho preso io, perché devo, eccola qua, combinazioni 9 metri. A sto punto è l'unica, questo neanche vede dov'è la trebbia, il carrellino, messi bene siamo. Non ho capito perché ho preso quella lama lì, ma va bene, quando mi serviva una lama per il mais che prossimamente andremo a trebbiare. Sì, a sto punto la mappa è grande, 2 metri di trebbia ci stanno più che bene, non vedo perché no. Allora, poi ancora vorrei prendermi, a parte che le semine posso farle anche a marzo come sulla mappa Italia, per cui prossimamente vedremo un attimo se esce qualcosa per l'aratura, anche se l'aratro che di solito abbiamo noi, che usiamo quello qua, ci vuole un carrellino che abbiamo già in farm, però vedo un attimo se riesco ad evitarlo. A sto punto che sono qui, mi conviene mettere all'opera sta trebbia qua, perché se no proprio non si va avanti qua, è troppo complicato, per cui vediamo un attimo che fare, me la sistemo io un pochino, andiamo avanti. Però si fa sentire sta lama qua, strano però, perché è la lama da piccola, non credo volesse una lama più grande. Vabbè, devo dire che va anche bene adesso, se prende velocità va bene, va più che bene, eccellente, anche perché ha una bella, un bel serbatoio questa, tiene 17.000 litri, per cui se lo faccio io sto lavoro qua vado anche bene. L'altra invece speriamo che riesca a scaricarsi, perché mi sembra un po' nel panico ogni tanto. Forse dovrei ripararla magari per farla andare un po' più velocemente. Vabbè,
Comunque la Trebbia è piena e non si vuole. Ok, si sta scaricando. No, perché qua la vedo critica, eh. Comunque, vabbè, io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale. Pollicioni in su, 2 milioni like. Commentate, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Condividetemi, mi raccomando, il video. Giù in descrizione, come sempre, trovate tutti i link tra Telegram, Discord, pagina Facebook e in più trovate anche il link per le donazioni se volete supportarmi. Vi ringrazio molto bene. Molto bene, molto bene. Vabbè, tanto poi la Trebbia se la vedrà lei, se anche lascio in giro qualcosa io. Anche più che bene, eccellente. Beh, comunque si poteva anche far saltare agosto, andare a settembre perché ho visto che, visto adesso che comunque si può trebbiare il frumento anche a settembre, non è detto che bisogna farlo proprio in agosto. Posso andare anche più avanti volendo per fare adesso. Vediamo un attimo. Ormai qua stiamo per finire, per cui non ha tanto senso tirarla per le lunghe questo campo qua, ormai ci siamo. Prossimo gameplay andremo a raccogliere il mais e poi ancora abbiamo l'erba da cominciare da gestire. Allora andiamo a scaricare e poi per oggi credo che possiamo anche dirci fortunati. Devo prendermi anche l'altra trebbia volendo, tre trebbie, ma credo sia tre trebbie sia esagerato per iniziare. Comunque io mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia, vi do appuntamento al prossimo gameplay, ciao a tutti, grazie, alla prossima, ciao ciao!